Grazie Presidente. Io sto osservando che oggi, esattamente come giovedì scorso, no? Sta riaccadendo la stessa manfrina. C'è un consiglio straordinario, la parte di governo esprime il lavoro in atto, dando spiegazioni, e in qualche modo sui giornali arriva bagarre in aula come giovedì scorso e quello che viene comunicato dalla forza di governo sulle attività in corso non esce nulla. Giovedì scorso addirittura è passato in secondo piano una denuncia gravissima su cui torneremo per carità, perché quanto è stato scoperto in AMA, scusate, non è che finisce in una bagarre in aula. Oggi invece si sta parlando di un'altra emergenza abitativa. Io vorrei, in questo caso abitativa, scusate, io vorrei riflettere intorno alla parola emergenza. Per carità, è vero, c'è una emergenza perché le persone, come anche i consiglieri del PD hanno osservato, sono alcune famiglie 15 anni che abitano in abitazioni occupate. Però visto che si cita Terry Gilliam a proposito di Monty Python, vorrei citare anche un altro film dello stesso cineasta, Brazil. Ricorderete tutti quanti quel film dove c'erano telecamere e schermi ovunque, utilizzati in qualche modo per ingannare, continuare a ingannare, osservare tutto, monitorare tutto, ma al tempo stesso ingannare il popolo. Ecco, questo è quello che sta succedendo, perché, come dicevo prima, quello che sta facendo questa amministrazione non esce rispetto agli organi di stampa, non esce rispetto neanche a quello che viene, come dicevo anche l'altra volta, oggi non è presente al collega onorato, ipocritamente falsificato anche da alcuni colleghi delle opposizioni, perché evidentemente siamo in campagna elettorale e bisogna falsificare quello che fa una forza politica al governo di una capitale per la prima volta. Allora, Cortesemente dal pubblico, per favore. Grazie. per essere chiari, visto che siamo in campagna elettorale, io credo che non ci sarebbe voluto molto a fare come è stato fatto in precedenza, come ci stanno chiedendo, di intervenire sull'emergenza così. C'è una famiglia che ha bisogno di un'abitazione e quindi, o più famiglie, e quindi si attivano i più disparati canali per risolvere il problema, problema che poi abbiamo visto comunque non si risolve. Perché? Perché non si risolve? Perché non è una soluzione strutturale, perché magari quell'immobile non è adeguato, perché magari in quell'immobile c'è un'altra disciplina in corso. Io parlo anche come Presidente della Commissione dei Piani di Zona e adesso ci arrivo, perché comunque anche questo fa parte della stessa partita, perché parliamo di persone che vengono sfrattate, anche lì c'è un'emergenza in atto. Allora, voi vi professate popolo di sinistra, io appartengo a questo popolo, ve lo dico proprio con questa faccia. Ora voglio chiarire una cosa, quella sinistra che è stata abbandonata era la sinistra che in questo Stato ha costruito un ordinamento per cui la pianificazione quinquennale, decennale, quindicennale, anche ventennale, fino a, possiamo dire, all'inizio degli anni Ottanta, aveva governato questi processi. Un'Italia che non aveva avuto problemi di emergenza abitativa perché si stava costruendo quello che poi Scusi un invece è attimo, stato consigliere distrutto, Calabresi, ripeto. o il pubblico fa parlare chi interviene o siamo costretti a prendere provvedimenti, ok? Questo non è uno stadio, Io non è uno capisco. stadio, chi parla merita rispetto, si può essere d'accordo o meno con gli interventi, ma si ascoltano in silenzio. Io Grazie. capisco che fa male che vengano ricordate certe strutture, non tanto di ideali, ma di fatti concreti, costruite da persone che avevano in mente un altro paese, che è stato distrutto anche per quello che riguarda la giusta accoglienza di chi rimane indietro, dalle persone che oggi ci vengono a rinfacciare che in un anno e un anno e mezzo non abbiamo fatto nulla quando gli stiamo dicendo che stiamo pianificando proprio per non rincorrere senza polemica, lo facciamo sempre senza polemica, perché
ma poi se veniamo ovviamente tacciati di essere coloro che non si stanno occupando del tema, la consigliera presidente della commissione patrimonio ha spiegato perfettamente quelle che sono le attività in atto per ricostruire i regolamenti. Ecco, se veniamo criticati rispetto a non aver fatto nulla, è chiaro che poi ci tocca rispondere così. Si sta parlando, ad esempio, il consigliere Fassina ha messo nel suo ordine del giorno il tema del social housing. Ebbene, io non so quanti consiglieri di opposizione sanno che nel 2012 la Regione Lazio ha emanato un regolamento e che da quella data Roma Capitale, prima che arrivassimo noi, non ha fatto nulla per attuare quel regolamento. È una notizia? Uscirà domani sui giornali, questo l'abbiamo scoperto nella ultima commissione congiunta patrimonio urbanistica. Escono fuori queste informazioni, i cittadini sono informati correttamente su quello che erano le discipline che dovevano governare questo territorio e che non sono state attuate, e questo è il motivo per cui oggi ci troviamo così. Quindi ribadisco con forza, questa amministrazione non concede neanche un millimetro. Si vede quello che c'è, quindi si fanno i censimenti, cosa che non è mai stata fatta. In base ai censimenti si ragiona su quella che è l'effettiva esigenza, perché qui, ripeto, in questo paese e anche a Roma non c'è emergenza, le case ci sono. E poi va fatto un regolamento in cui è chiaro chi ha diritto e chi no. I municipi non sanno neanche come assegnare questi appartamenti. Ecco perché poi c'è anche un nodo che non viene mai risolto, perché poi c'è sempre una palla che viene rimbalzata. E allora come fate a chiedere che noi dovremmo in ogni caso intervenire quando non c'è nessuna struttura pubblica, anche gli uffici che noi stiamo governando, che non si prende la responsabilità di firmare atti per cui il giorno dopo può arrivare comunque o un annullamento o addirittura una sentenza da parte di un organismo di controllo. Ecco perché è importante un regolamento. Io capisco che questa parola da qualche anno qui dà fastidio, però è la parola che sta portando avanti il 5 Stelle. Mi dispiace per chi non è d'accordo, ma è la realtà. Sui piani di zona, come dicevo prima, anche qui io rimango basito, perché la questione dei 20.000 alloggi, che riguarda in ogni caso persone che sono state sfrattate negli anni scorsi e sono sotto sfratto tuttora, ebbene, chi è che ha controllato, anche come forza politica, mi rivolgo ai colleghi che sono qui in aula, era una questione che è avvenuta nel 2013, ad esempio, su Castel Giubileo, quando c'è stato un passaggio di proprietà e di botto l'affitto è aumentato da 4.400 euro al doppio. Chi è che ha controllato? Ci vogliamo mettere nei panni di queste persone che avevano i requisiti di accesso per un appartamento di 40 metri quadri, che da un giorno all'altro passa da 400 a 800 euro al mese, con redditi familiari che quegli 800 euro al mese neanche ce le avevano. E quindi, mia cara, le sto rispondendo, l'attività in corso non è che si può arrivare con la bacchetta magica e risolvere delle questioni su cui ci sono atti su atti che concedono diritti su diritti, rispetto ad azioni che sono comunque state fatte nella totale illegittimità, per cui nessuno può risolvere questi problemi in pochi mesi. Voi potete lamentarvi quanto vi pare, però in questo momento c'è questa forza politica che sta portando avanti questi temi che non ha fatto mai nessuno prima. Io spero veramente con il cuore che nel momento in cui, e ci credo, queste partite verranno risolte, e non è che poi manca così tanto, io spero veramente che sarete al nostro fianco sulle altre partite, anche a livello nazionale, per quello che, e sì, è questo il punto, perché quando parliamo di politiche parliamo comunque anche di politiche nazionali rispetto a quelli che sono i diritti delle persone che sono rimaste indietro.
E su quei diritti io non ho visto nessuno di queste forze politiche che si è schierato apertamente al di fuori di quest'Aula a favore del 5 Stelle, anzi. Non ho molto altro da dire perché, vedete, alla fine, quando si chiede un consiglio straordinario, perché giustamente, come chiedono alcuni colleghi, va portato un tema in aula per discutere, ma la discussione ha un tempo, così come ha anche un tempo l'elaborazione degli atti necessari a risolverla. Ora, voi non avete nessun tipo di misura rispetto a cosa e a quanto tempo è stato necessario in precedenza per risolverli, perché non è stato risolto nulla. Quindi che venite a imputare a noi che dopo un anno non l'abbiamo risolto, mi sembra quantomeno paradossale. Ecco perché, ripeto, questo è un tema per voi da campagna elettorale e noi a questo teatrino non abbocchiamo. Grazie. Grazie a lei. Consigliere.